perché la nostra passione nelle cose che facciamo arriva da loro. Cioè io mi ritengo fortunata per questo, perché sono riuscita ad attingere dalla loro esperienza, dai loro racconti e anche, voglio dire, dalla loro compagnia in semplici pranzi, cene, in giro per il mondo, appunto, a raccontare la loro storia, perché le persone sono persone a tutto tondo, quindi anche gli esseri umani, i partigiani, hanno sempre comunicato quello che è la pace e la loro voglia comunque di essere sempre all'avanguardia, perché io devo dire che con Giovanni Pescenori abbiamo sempre fatto cose molto avanti. Abbiamo fatto un sito quando ancora nessuno faceva siti internet, è dedicato appunto alla guerra civile di Spagna, già nel 98. Io poi avevo fondato anche l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, quando appunto ero in rifondazione, quindi diciamo che il discorso della resistenza per quello che appunto riguarda i giovani, adesso non sono più tanto giovani, però da quando ho cominciato dal punto di vista anche della tecnica, perché sono una fotoreporter, quindi ho cercato sempre di portare avanti la comunicazione e l'informazione con i mezzi che ho imparato ad usare, e in questo caso appunto l'informazione e la tecnologia fotografica. Io ringrazio ancora voi, questa domenica d'agosto io volevo anche ricordare una persona che ho conosciuto, che è venuta a mancare stamattina, che è la moglie di Armando Cossutta, la Amy, che anche con lei insomma abbiamo avuto una conoscenza personale molto importante, e anche lei comunque ha fatto la sua resistenza. Grazie a tutti. Proietteremo il trailer, quindi sono 7 minuti, 8 minuti, su 20 minuti. Ricavato appunto. 43 minuti dura la testimonianza di Giovanni Pescenori, ve la facciamo vedere, più i vari contributi, quindi saranno degli spezzoni che poi potete vedere. Ecco, una piccola informazione se vi può interessare: in questo libro, Un racconto di vita partigiana, è raccolta la testimonianza di Sergio Fogagnolo, dove racconta